L'inquadratura del nostro operatore Marcello Sani è inconfondibile. Ponte Vecchio, un ponte che non può essere imitato. Perché diciamo questo? Perché questa mattina in Camera di Commercio si è appena conclusa una mattinata molto importante che Camera di Commercio organizza annualmente per la lotta alla contraffazione. All'interno di Camera di Commercio vi è un apposito comitato dedicato a questo terribile fenomeno della contraffazione che, pensate, genera un giro in Italia di 6 miliardi l'anno, nella nostra regione 2 miliardi. Andiamo a sentire i protagonisti. Allora, oggi purtroppo la contraffazione è un problema a 360 gradi, coinvolge tutti i settori merceologici, anche quelli meno comuni. Faccio un esempio, i farmaci. In aumento negli ultimi anni la contraffazione sui farmaci. I ricambi per moto, auto, qualunque settore oggi vive di contraffazione, purtroppo subisce la contraffazione, e quindi è un messaggio che noi dobbiamo cominciare a dare ai giovani, perché sono la prossima classe dirigente sulla quale noi possiamo contare. Il timore è anche che magari con la ripresa della vita normale dopo la pandemia riprenda anche poi la vendita abusiva sul territorio, quindi come dire che il fenomeno addirittura si moltiplichi sia in presenza sia virtuale, e quindi a maggior ragione bisogna continuare a diffondere la cultura del vero e non del falso. Penalizzare le aziende, quelle sane, perché qualcuno sta producendo in maniera malsana, evidentemente neanche dei benefici, e noi invece vogliamo aiutare le aziende sane. Ma più di tutti a noi ci interessa cambiare il costume, le abitudini, la cultura, perché solo da lì si potrà risolvere il problema e andare a generare una nuova filiera. Ci appelliamo di nuovo ai giovani, perché primi di tutti hanno capito che l'ambiente, partendo anche dal fatto che hanno capito prima di tutti l'ambiente è da salvare, e mi sembra di capire che nel rispetto al mondo siamo quelli che più di tutti siamo sensibili. Se c'è un po' di coerenza, c'è un legame diretto tra contraffazione e ambiente anche. Quindi usiamo questa loro forza e energia per sconfiggere questo male. Il fenomeno della contraffazione è un fenomeno pervasivo, enorme. Considerate, solo a livello nazionale procura un danno di oltre 6 miliardi di euro, e solo per il comparto dell'alto di gamma della moda procura un danno pari a circa 4 miliardi, quindi sono cifre veramente importanti, anche considerando che per la Toscana, per esempio, il comparto del Made In è un comparto di 16.000 imprese con quasi 100.000 addetti. Questo comparto è messo severamente a rischio da questa contraffazione, in taluni casi anche selvaggia.